Intanto è una grande falsità, mi spiace doverlo dire così, francamente. Ieri sera nella finanziaria abbiamo recepito delle tariffe che riguardano soltanto i servizi della motorizzazione, a seguito di un input che ci viene dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per come i nostri uffici ci hanno detto che dobbiamo fare. Complessivamente, se tutto andasse per il verso giusto, questo aumento di tasse, che non è vero perché si tratta di tariffe, come dire, ammonterebbe a 1,5 milioni all'anno. Per avere un'idea, noi abbiamo un bilancio di molti e molti e molti miliardi di euro.